Intanto buonasera e benvenuti a questo webinar in cui ci occupiamo del disturbo borderline di personalità sostanzialmente. Anzi, ci occupiamo della diagnosi del disturbo borderline di personalità. Prima di cominciare proprio ad andare nella pratica, ci sono un paio di cose che vorrei fare, mi prendo proprio qualche minuto per farle. La prima è una presentazione, una breve presentazione. Sono Caterina Franci, sono una psicologa clinica e una psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Mi occupo di disturbo borderline da tanti anni ormai e diciamo che è un po' la mia passione clinicamente parlando. Quindi sono molto contenta stasera di poterne parlare con voi. L'altra cosa è che non so se avete notato tutti, in alcune pubblicità c'era scritto che il webinar durava dalle 18 alle 19. In realtà per fortuna abbiamo un po' più tempo per parlarne insieme, quindi durerà dalle 18 alle 19:30. Poi volevo prendermi proprio 2 secondi per ringraziare intanto il dottor Turchi, il direttore della Scuola Cognitiva di Firenze, che mi ha dato la possibilità, insieme a Studi Cognitivi, di tenere questo webinar stasera, di fare questo approfondimento. Poi volevo ringraziare la dottoressa Stefania Righini, che è la responsabile del marketing, che si è occupata di gestire le vostre iscrizioni, di gestire, diciamo, un po' la parte, appunto pubblicitaria dell'evento. Infine, ultima ma non per importanza, Stefania Renieri, che fa parte della segreteria didattica della Scuola di Firenze, che mi ha assistito in questi giorni per tutto quello che è stata la preparazione tecnica, del webinar. Va bene, allora, diciamo che esplicitati i ringraziamenti e le presentazioni, forse ci possiamo cominciare ad avviare all'inizio della presentazione. Non so, in questa situazione purtroppo non abbiamo tanto la possibilità di interagire, quindi non ho la possibilità di farvi fare delle domande, di poter fare delle osservazioni, semplicemente per un problema di numeri, perché questa piattaforma Zoom Webinar ci dà la possibilità di tenere tanti utenti, ma poi tenere tanti utenti significa anche non poter stare ovviamente dietro a tutte le chat. Quindi io spero il più possibile di essere chiara e di essere esaustiva, insomma, poi al limite ci organizziamo se c'è qualcosa che volete approfondire. È interessante vedere il numero di iscrizioni che ci sono state a questo webinar. È stata una sorpresa, una piacevole sorpresa. È vero che il disturbo borderline ha grande fascino, sui clinici, su quelli che stanno per diventare clinici, perché è un disturbo molto complicato, però anche molto interessante. Credo che la risposta rispetto alla nostra proposta di approfondimento derivi anche dal fatto che sì, questo disturbo è molto affascinante, ci fa anche molta paura come clinici, perché è uno dei disturbi che comunque porta con sé tutta la problematica autolesiva e suicidaria, che insomma mette il clinico nella situazione di dover gestire anche un carico personale e una responsabilità abbastanza impegnativi. Quindi ho sempre pensato che più se ne parla e meglio è. Certo, non parlandone a sproposito, ma più se ne parla e meglio è, più ci si forma, più ci si sensibilizza a questo tema e meglio è. Io non so effettivamente da chi è composta la mia platea di questa sera. Magari siete tutti già clinici o magari siete psicologi in formazione, psichiatri in formazione in psicoterapia, magari siete specialisti della materia e non avendo un chiaro feedback non era possibile ovviamente sapere quale fosse il vostro background. Allora abbiamo deciso in accordo anche con il dottor Turchi di fare una trattazione che partisse da un terreno comune e che poteva essere un primo livello accessibile a tutti per fare una chiacchierata che fosse da una parte accessibile e dall'altra parte che desse un po' di approfondimento. Io la cosa su cui mi voglio soffermare oggi è parlare dei criteri, renderli un pochino più vivi rispetto a come li leggiamo. Quindi, sostanzialmente,
Io decido di partire per questa premessa che vi ho fatto sul livello dalla diagnosi del disturbo borderline che viene fatta dalla descrizione che viene fatta dal DSM-5, che è quello che insomma attualmente tutti stiamo usando. Ovviamente non perché quella diagnosi sia perfetta o sia la migliore che si può utilizzare, però perché è sicuramente un punto di incontro che garantisce un linguaggio comune tra i tecnici del settore e per cui è molto più facile comprendersi in quel caso. Quindi io farò riferimento ai criteri del DSM-5, come vi dicevo, e implicitamente farò riferimento anche all'intervista attraverso cui poi questi criteri si selezionano o no, ovvero alla SCID 5 PD. Si potrebbero usare molti altri modi per parlare della diagnosi, però in questa fase abbiamo pensato intanto di cominciare ad avere un approccio un po' più basico. Basico, ma fino a un certo punto, perché la faccenda è in realtà un pochino più complicata di come l'APA ci vorrebbe far credere quando ci stila i nuovi criteri del disturbo borderline di personalità. A volte è parecchio più complicata, nel senso che leggerli lì è un conto, riscontrarli correttamente nella clinica è una faccenda di tutt'altro genere. Quindi io vi saluto dal video, però scompaio perché vorrei condividervi le slide che presenterò oggi, perché penso che renda un po' più facile rimanere aderenti alla trattazione, avere sotto mano, qualcosa da leggere a cui fare riferimento. Quindi, se mi riesce, ovviamente, intanto proviamo a condividere lo schermo. Allora, un attimo. Noemi dice: scusate, è normale che non visualizzo in basso a sinistra le icone di audio e video. Allora, Noemi, grazie di averla posta questa domanda. Non so esattamente se so la risposta, nel senso che credo che tu non le veda perché la modalità di Zoom che stiamo utilizzando è Zoom Webinar, quindi una modalità in cui non avete, credo, la possibilità di mettere il video e di mettere l'audio. Quindi credo che sia per questo, questa è la modalità che utilizziamo. Dato che ci siamo e stiamo chiacchierando, qualcuno di voi mi dà un feedback sul fatto che state vedendo la presentazione sullo schermo? Benissimo, grazie mille a tutti, siete tantissimi, per cui allora ho bisogno intanto di togliere la chat, di spostarla da una parte. Cerco di spostarla in un posto dove al limite vi posso vedere, anche se non sarà facile seguire contemporaneamente la trattazione e la chat. Ciao a tutti, saluti, vedo amici, vedo buonasera, buonasera anche a voi. Allora, vi rimetto la presentazione e si guarda di cominciare. Ok? Poi se c'è qualcosa, me lo raccontate. Allora, intanto ho deciso di mettere una prima slide che fosse il video. No, ok, vabbè, è disattivato in tutti gli utenti, sì, esatto, perfetto. Va bene, allora, organizzazione del webinar, cioè che cosa pensavo di fare in questo tempo che abbiamo? La descrizione dei criteri diagnostici del DSM. Con particolare attenzione e riferimento, quindi facendo un focus particolare sulle diagnosi differenziali, cercando di chiarire un po' questi criteri e come fare a riconoscerli nella clinica con degli esempi di chiarimento. Titolo ovviamente del webinar, in realtà il titolo del webinar è appunto legato alla diagnosi multiforme e complessa e poi vedremo perché. Ah, tutte le volte che decido di parlare di qualcosa, mi domando se ha senso parlare di questa cosa, perché tutto sommato tanta gente
cioè con i social network, con i social media è facile aprirsi un canale e parlare di qualcosa. Tutte le volte mi domando se il problema di cui stiamo parlando effettivamente però ha una salienza, ha una rilevanza, cioè vale la pena di essere trattato. E tutte le volte cerco dei dati a sostegno di questa della domanda che mi faccio, che possano sostenere la validità di andare avanti su questa, sulla ricerca e sulla trattazione, oppure che mi dicano: guarda, puoi smettere perché effettivamente questa rilevanza non c'è. Al di là dell'interesse personale di cui vi accennavo prima, il disturbo borderline però ha una, rilevanza clinica molto importante da tanti punti di vista. Io vi ho lasciato, all'inizio appunto, una domanda, no? Cioè, perché è importante saper formulare questa diagnosi? Perché è importante saperla conoscere? Dicevo appunto per una rilevanza clinica e sanitaria, e poi vi porterò qualche dato epidemiologico, così per farsi un'idea. Ma è importante imparare a formulare questa diagnosi perché purtroppo troppo spesso viene formulata in modo non corretto e o tardivo rispetto all'emersione del quadro clinico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che a volte voi vi potete trovare, incontrare in prima visita pazienti di 40, 50 anni che magari hanno già effettuato altre terapie o che sono già comunque seguiti e che non hanno ancora ricevuto questa diagnosi. E questo è un problema perché, come dico nel punto ultimo, intanto fare una corretta diagnosi significa salire il primo scalino per implementare un corretto trattamento. In più è un problema quando questa diagnosi non viene fatta in modo corretto e in modo tempestivo perché compromette la vita delle persone che ne soffrono e questa diagnosi compromette veramente la vita delle persone che ne soffrono, nel senso a volte gliela porta via la vita a queste persone, ai loro famigli, alle loro famiglie, vi ho messo gli amici, i partner, ma questo vale anche per i colleghi, per tutte le persone che convivono con le difficoltà che questo disturbo si porta dietro. Appunto, vi dicevo che ha una rilevanza clinica e sanitaria. Qual è questa rilevanza clinica e sanitaria? Qualche dato. Tra i disturbi di personalità si dice, e tutta la letteratura concorda, che è uno di quelli che più comunemente giunge all'osservazione clinica. Numerini, che detti così possano sembrare rilevanti, perché uno dice ok, è molto comune, ma colpisce dall'1,1 al 2,5% della popolazione adulta. In realtà questo è un numero altissimo. Immaginatevi di essere in un teatro di 100 persone, due e mezzo delle persone che sono lì con voi hanno un disturbo così invalidante e grave come il disturbo borderline. Probabilmente di queste due persone e mezzo che condividono con voi questa permanenza in questo teatro, il 70% sono donne, solite fortunelle. L'esordio avviene nella prima età adulta. Questo vuol dire che è un disturbo le cui conseguenze, le cui ripercussioni durano per tanti anni. Quindi un esordio anticipato e una diagnosi tardiva significa che per un lungo periodo questo disturbo non viene trattato, portando delle conseguenze assolutamente di enorme rilievo nella vita di queste persone. Ovviamente, se guardiamo i dati rispetto alla prevalenza nelle popolazioni cliniche, il dato sale e sale considerevolmente, si arriva a sfiorare addirittura il 9,3% nelle popolazioni ambulatoriali e il 20% se in questo immaginario teatro, se questo immaginario teatro voi lo localizzate in un centro di salute mentale, in un SPDC, in un centro di riabilitazione psichiatrica. 20% vuol dire banalmente che 20 persone su 100 soffrono di quel disturbo. Un altro dei dati abbastanza impegnativi da gestire è che il rischio suicidario presente in questi pazienti è di 50 volte superiore rispetto alla popolazione generale, quindi è un'emergenza, è un'urgenza e un'emergenza quella di saper fare bene questa diagnosi. Un altro dato che mi piace sempre presentare è quello legato ai costi sociali e sanitari. Questo dato ci dice che sono comparabili addirittura a quelli della schizofrenia, che credo che
Non so quale sia appunto il vostro, la vostra formazione o la vostra professione, però insomma chi ha un po' di esperienza clinica si sarà reso conto che sono i costi sociali e sanitari della schizofrenia sono alcuni dei più impegnativi per il sistema sanitario e non. Questi sono i dati, diciamo la parte, i pochi dati che ho voluto presentarvi per non tediarvi con tutta la parte statistica, tanto ci serviva solo per contestualizzare, cioè per dirsi ha senso o non ha senso parlare di questa cosa. Sì, certo che ha senso, ma quanto ha senso? Parecchio. In più ci sono tutta una serie di ripercussioni negative sul piano della salute. Io ve ne ho messe alcune di ripercussioni fisiche, vi ho messo la fibromialgia, l'intestino irritabile, il dolore cronico, l'obesità, malattie cardiocircolatorie e infiammatorie. Tra l'altro tutte cose che di per sé hanno già una loro mortalità, che quindi associata al disturbo borderline, insomma, peggiora il quadro a volte anche considerevolmente. Ma questa lista è veramente sterminata, nel senso che può andare dalle malattie dermatologiche a quelle odontoiatriche, quindi le conseguenze negative per la salute possono essere seriamente moltissime. L'ultimo dei dati che mi preme presentarvi è che c'è una riduzione stimata dell'aspettativa di vita di 18 anni rispetto alla popolazione generale. 18 anni sono tantissimi. Se voi pensate a che cosa è successo nella vostra vita da quando siete nati a quando avete compiuto 18 anni, è praticamente una vita a parte. Quindi abbiamo un po' il dovere di imparare a fare bene questa diagnosi, il dovere di formarsi poi anche per cercare di capire come fare, dei trattamenti efficaci. Chiaramente questa riduzione dell'aspettativa di vita non è solo, legata esplicitamente alla diagnosi, è chiaro che è una combinazione tra variabili diverse, tra cui ci sono anche le condotte a rischio, le condotte impulsive, suicidarie, parasuicidarie, una ridotta cura di se stessi, che quindi poi, progressivamente peggiorano sempre di più il quadro. Va bene, allora arriviamo a questi amati odiati criteri del DSM-5. Dico amati odiati perché insomma ci sono delle querelle importanti su come si usano, se si usano, chi lo usa, chi non lo usa il DSM, però noi facciamoci intanto guidare da questi e poi cerchiamo di capire piano piano come fare a renderli un pochino più vividi. Allora, prima di vedere proprio la schermata con i criteri, io vorrei che passasse che tutto quello che c'è scritto all'interno dei 9 criteri può essere intanto fermato nella mente e riassunto in questi 2 macroblocchi, cioè per diagnosticare disturbo borderline di personalità, noi abbiamo bisogno di trovarsi all'interno di un quadro in cui ci sia da un lato l'instabilità. Poi instabilità dell'immagine di sé, dell'umore, delle relazioni. Però da un lato ci deve essere il macroblocco dell'instabilità, dall'altro lato ci deve essere il macroblocco dell'impulsività. Okay? Non si prescinde, nel senso che se si vuole fare effettivamente una buona diagnosi, non possiamo prescindere da tenere in mente queste due variabili che sono poi quelle costitutive che compongono il disturbo borderline. Mega slide che va contro tutti i dettami di come si fa comunicazione sul web, cioè slide piena, piena, stracolma di parole, ma è una slide che terremo molto poco perché è semplicemente il riassunto, anzi è proprio semplicemente la lista dei criteri per come li presenta il DSM. Mi interessa solo di ragionare, diciamo, sulla parte iniziale, quella introduttiva rispetto ai singoli criteri, e cioè che per fare diagnosi di disturbo borderline noi dobbiamo riscontrare un pattern pervasivo di instabilità e impulsività. Quindi, accanto a quei 2 macroblocchi che vi ho messo all'inizio, ci deve essere anche la pervasività. Okay? Per il resto, poi
piano piano ci inoltriamo nei criteri e li vediamo via via. Non so se avete notato che secondo il DSM per porre diagnosi di disturbo borderline ci servono almeno 5 criteri. Siccome i numeri non sono un'opinione, e essendo il DSM orientato sul fatto che i criteri in tutto sono 9, noi ipoteticamente ci potremmo trovare in una situazione particolare in cui vediamo due pazienti, facciamo assessment a questi due pazienti e questi due pazienti ipoteticamente potrebbero condividere un solo criterio. Ora, voi direte, ma quante volte succede nella pratica clinica una roba del genere? No, non succede spessissimo, ma questa provocazione l'ho voluta lanciare perché non sembri strano o nessuno pensi di aver sbagliato diagnosi se effettivamente si trova davanti a aver fatto la stessa diagnosi per due pazienti che possono essere anche molto molto diversi, perché nei fatti questa diagnosi è multiforme e si può presentare in tantissimi modi diversi, con tantissimi incastri diversi, per cui a volte è anche difficile sbagliare, per cui a volte è anche, scusatemi, molto facile sbagliarla. Quindi sì, esiste la possibilità che ci siano quadri molto diversi all'interno della stessa diagnosi, non ci spaventiamo, funziona così, dobbiamo solo essere molto accorti sul fatto che la diagnosi l'abbiamo fatta correttamente. Allora, primo criterio del disturbo borderline, criterio molto molto conosciuto, cioè gli sforzi disperati per evitare un reale o immaginario abbandono. Quando ho cominciato a studiare questo disturbo, mi faceva ridere che ci fosse scritto immaginario abbandono, perché non eravamo nell'ordine o nella sezione dei disturbi psicotici, deliranti, e quindi da giovane psicologa in formazione mi interessava molto capire cosa significasse questo discorso dell'immaginario. Effettivamente è interessante perché anche solo la minaccia, anche solo l'immaginarsi, anche solo il poter pensare che si possa verificare un abbandono, quindi non solo nel contesto in cui l'abbandono si è già realmente verificato, porta a delle modifiche nella mente di chi soffre di disturbo borderline in molte aree diverse, cioè è uno tsunami che colpisce il funzionamento mentale di queste persone e ne modifica drasticamente i livelli di funzionalità. Che cosa cambia? Che cosa cambia quando c'è la percezione di una imminente separazione? Cambiano i pensieri, cominciano tutta una serie di interpretazioni rispetto all'intenzione degli altri, a valutarle come minacciose, a valutarle come disgreganti per l'immagine di se stessi. L'immagine di sé ulteriormente cambia, nel senso che ci potrebbe essere un drastico ribaltone anche di quello che io immagino, di quello che è la rappresentazione di me stessa. Quindi la persona che soffre di disturbo borderline davanti all'abbandono potrebbe cominciare a pensare di essere qualcuno che non vale niente, che tutto sommato l'altro ha fatto bene a abbandonarli. Perché tanto il nostro valore personale è poco e che quindi siamo rotti, siamo sbagliati. Cambiano le emozioni, da uno stato sostanzialmente anche potenzialmente di calma emotiva, la percezione dell'imminente separazione genera tutta una sequenza emotiva assolutamente devastante, che va dalla una paura cieca, una paura quasi che sembra senza uscita, no? Con l'idea che non riesco neanche a immaginarmi che cosa può succedere se questa persona che io amo va via. La paura spesso viene sostituita da una disperazione che sembra incontenibile, dalla rabbia, la rabbia verso l'altro, verso se stessi, e spesso queste emozioni continuano a tornare per molto tempo.
ovviamente cambiano anche, c'è cioè un impatto, una modifica e anche rispetto ai comportamenti, perché per gestire tutto questo spesso il paziente borderline prova una gestione legata attraverso comportamenti di stampo impulsivo. Abbandono, che cosa vuol dire? Perché tutte le volte si parla di abbandono, si dà un po' per scontato che in questa situazione l'abbandono sia il partner che ti lascia, l'amico che interrompe l'amicizia, o un gruppo di amici che ti esclude. In realtà, purtroppo, in questi pazienti, anche delle separazioni limitate nel tempo o cambiamenti inevitabili o imprevisti nella progettualità possono generare un vissuto di angoscia abbandonica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che potrebbe crearsi tutta questa, tutto questo discontrollo, tutta questa modifica di pensieri, emozioni e comportamenti anche semplicemente davanti al terapeuta che si trova a dire che ci sono gli ultimi, sono rimasti gli ultimi 10 minuti della seduta. Anche questo può essere interpretato come un abbandono. Oppure può essere interpretato come un abbandono e generare tutto quello che abbiamo detto finora, anche un cambiamento dell'ultimo momento. Che ne so, il paziente ha fissato di andare al cinema con un amico e l'amico un'ora prima manda un messaggio per dire che non può più andare. Anche questo può essere visto come un abbandono, come la riprova che agli altri del nostro paziente non importa niente, che gli mancano di rispetto perché tanto lui è una nullità, perché lui non riesce a farsi rispettare dagli altri. In che cosa consistono poi gli sforzi, questi sforzi? Perché finora vi ho parlato di che cos'è l'abbandono, ma cosa fa nella pratica un paziente borderline quando disperatamente si sforza per evitare questo abbandono? Direi un po' di tutto. Io vi propongo un po' una carrellata di esempi. Sicuramente c'è la possibilità di ostacolare. Anche fisicamente, di bloccare anche fisicamente la persona che vuole andarsene. C'è la possibilità di, davanti all'abbandono, di cominciare a invadere l'altro di messaggi, di chiamate, di contatti sui social network, fare delle incursioni all'abitazione del partner, incursioni sul luogo di lavoro. Quindi ve lo dovete immaginare, ma probabilmente molti di voi conosceranno già questi pazienti, quindi io cerco di parlare un po' per tutti. Ve lo dovete immaginare come una cosa devastante, cioè come se io non potessi far sì che questa cosa succeda e quindi devo in tutti i modi bloccare l'avanzamento di questo abbandono. Per bloccarlo posso fare di tutto. Ora, ve l'ho specificato nel sottotitolo, ve lo specifico anche nell'ultimo punto della slide. Diciamo che non vale, in questa distinzione del DSM, non vale se questi sforzi disperati si concretizzano nell'attuazione di minacce suicidarie o automutilanti. Se gli sforzi che vengono fatti vengono fatti esclusivamente tramite questi comportamenti, questo criterio non è considerato acceso. Ma che vuol dire? Non è che uno dice, ah, non vale, quindi. No, vale, però diciamo il DSM aggrega le variabili in un altro modo, per cui se vi trovate a fare assessment con un paziente che vi fornisce l'informazione che i suoi sforzi sono esplicitati esclusivamente attraverso le minacce suicidarie automutilanti, dovete diciamo posticipare l'accensione del criterio arrivando al criterio 5. Allora, scusate un secondo, vedo che qualcuno sta scrivendo delle domande in chat, tutte molto interessanti, anzi, Felici Tabellucci, ti sto per rispondere, super domanda in realtà. Daphne mi fa una domanda sulla nascita del figlio. Io purtroppo, come vi dicevo all'inizio, non ho la possibilità di rispondere a tutti voi perché la lista degli utenti è molto lunga e quindi non ce la faccio da sola a monitorarlo. Quindi io spero di essere il più esaustivo possibile, e perché effettivamente non riesco a
spiegarvi, farvi gli esempi e rispondere in chat. Quindi, insomma, cerco di fare il possibile, vediamo dove riusciamo ad arrivare. Intanto Felicita, sì, sono d'accordo con te. Il contesto dell'abbandono, chiede Felicita, potrebbe essere in comorbidità anche col disturbo dipendente personalità? Sì, quindi attenzione, attenzione alla diagnosi differenziale su questo criterio col disturbo dipendente. Come si fa a fare la diagnosi differenziale col disturbo dipendente? Cioè, che caratteristiche hanno gli sforzi della persona con disturbo dipendente per evitare l'abbandono? Che caratteristiche hanno di diverso rispetto a quelle del disturbo borderline? Allora, il disturbo borderline di solito fa degli sforzi, come abbiamo detto, disperati, le richieste sono disperate, le emozioni sono amplificate e, come c'è scritto in quella prima introduzione che fa il DSM, sono all'interno, questi abbandoni e questi sforzi devono essere all'interno di relazioni intense e instabili. Quindi, già ci deve essere stata sono già relazioni molto mosse di per sé, ok? Tutto questo non avviene nel disturbo dipendente. Il disturbo dipendente non ha, chiaramente, passatemi le generalizzazioni oggi, perché si cerca di fare, diciamo, un po' un punto generale della situazione, poi è chiaro che ognuno di voi approfondirà piuttosto che ha già approfondito, però cerchiamo di dare intanto un'idea di massima. Il disturbo dipendente non ha queste relazioni intense e instabili nella maggior parte dei casi, e quando si trova davanti alla possibilità di essere abbandonato, di solito aumenta le concessioni e le sottomissioni, la sottomissione che già caratterizzavano la relazione, per vedere di tenere con sé il partner, e di solito in caso di rottura irreversibile, cioè quando non c'è praticamente più niente da fare, il disturbo dipendente, diciamo, diceva la mia nonna, lesto s'appresta a cercare un altro partner. Ok? Felicità, spero di essere stata chiara, poi al limite, se c'è. Intanto sul disturbo dipendente ci torneremo perché dobbiamo fare una diagnosi differenziale con questo disturbo anche in altri criteri. Va bene, lasciamo l'abbandono anche perché sono le 6:30 e andiamo a quello di cui vi parlavo ora, cioè che cosa definisce il disturbo borderline? Definisce il secondo criterio è che ci deve essere un pattern di relazioni interpersonali instabili e intense, ce lo siamo detto anche un minuto fa. In più devono essere caratterizzate dall'alternanza di due estremi, che sono l'iperidealizzazione e la svalutazione. Quindi, per accendere questo criterio, quando voi vi troverete a fare diagnosi di disturbo borderline, dovete tenere contemporaneamente presente queste tre componenti, cioè la componente che ci deve essere una narrazione legata a relazioni instabili. Vuol dire molto conflittuali, molto mosse, dove le minacce di separazione sono un po' all'ordine del giorno, dove magari ci siamo già lasciati, messi e mollati mille volte. Dovete tenere presente che devono essere intense, quindi con emozioni molto forti. L'euforia, la rabbia, il risentimento, l'infatuazione non è un'emozione, però era per dirvi che ci deve essere tutta questa, ci deve essere una grande attivazione sul piano emotivo. E poi ci deve essere questa alternanza di estremi tra iperidealizzazione e svalutazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente solo apparentemente sono imprevedibili questa oscillazione. In realtà, quando cominciate a prendere un po' di mestizia dei pazienti border, voi sapete che le potete predire con molta facilità prima di loro, ma non è mai una buona idea dirglielo. Vabbè, questo sarebbe tutto un discorso sul trattamento che chiaramente in questo momento non possiamo fare. Proviamo a fare degli esempi. Io ho nella mente una mia paziente di un po' di anni fa, che aveva un appuntamento all'inizio di settembre dopo le vacanze estive e mi scrive e mi dice: no, lei era in viaggio, era in un viaggio in India
E mi dice che niente, lei semplicemente non tornava, quindi non sarebbe venuta in terapia la settimana dopo e ci saremmo organizzati per vedersi in modi diversi. Già all'epoca si facevano le sedute su Skype. Ma perché non torna? Non torna perché si è innamorata. Si è innamorata di questo ragazzo che ha conosciuto durante un'escursione. Anche lui è lì in vacanza. Lui in realtà non è italiano, ma insomma si piacciono e in quel momento stavano andando a convivere. Nella descrizione che entusiastica mi faceva lei, mi diceva che lui era bellissimo, che era un amante incredibile, un artista pazzesco, effettivamente faceva l'artista di lavoro, che era un genio. E che insomma un'occasione così non si poteva perdere. Abbastanza poco tempo dopo, quando effettivamente loro sono andati a convivere insieme, ma dopo pochissimo tempo, dopo i primi 15 giorni di idillio, lui aveva cominciato non a evitarla, ma aveva cominciato semplicemente a provare a riprendere alcuni dei suoi spazi, ma non con l'intento di metterla all'angolo o perché non era interessato. Lui era molto contento, molto coinvolto in questa relazione, però semplicemente c'aveva anche altre cose da fare, c'aveva da organizzare delle cose per permanere lì. Questa riduzione del coinvolgimento veniva interpretata effettivamente come una sorta di abbandono, come una sorta di vabbè, non gli interesso, non vale la pena. Nel giro di pochissimo tempo, lui che era un artista diventa uno scansafatiche, lui che era bello, insomma, c'ha un po' di pancetta, lui che era un amante incredibile, sì, ma comunque andando avanti, non come era l'altro mio ex fidanzato, lui che era un genio assoluto, era diventato uno con delle lacune grammaticali che non si potevano tollerare. Okay? La cosa straziante di assistere a un paziente che oscilla tra l'iperidealizzazione e la svalutazione è che entrambi questi stati sono veri e sono vissuti al 100%. E bisogna avere molto cura, molta, molta cura in terapia di entrambe queste due fasi. Bisogna disciplinarsi a non banalizzarle, a non minimizzarle, anche se le vediamo succedere molte, molte volte, soprattutto nella prima fase del trattamento. E poi, ovviamente, l'alternanza tra gli estremi di iperidealizzazione e svalutazione tocca anche al terapeuta. Quindi, insomma, a un certo punto noi siamo effettivamente dentro una relazione e quindi questa tendenza non risparmia nessuna relazione. Non è che c'è qualcosa per cui il terapeuta fa qualcosa per cui lo fa succedere, fa esattamente quello che vi dicevo prima, cioè magari sposta una seduta, magari sposta una seduta perché ha la febbre, magari ritarda per qualche motivo l'ingresso di questo paziente perché deve fare una telefonata importante o perché ha un altro paziente dentro che necessita di un contenimento differente. Insomma, qualunque cosa possa essere percepita come una riduzione dell'accudimento, può generare effettivamente questo passaggio, questa alternanza tra gli estremi. Devo dire che saperlo e conoscere la diagnosi anche in questo caso ci aiuta intanto a non spaventarci, a non cominciare infinite compulsioni di memoria per capire che cosa abbiamo sbagliato e che cosa si poteva fare di diverso. Quindi in qualche modo ci prepara, almeno teoricamente ci prepara, poi lì per lì bisogna essere anzi, un pochino parecchio più formati poi per capire come fare a gestirlo. Io ricordo benissimo di un assessment, che questo di un po' di tempo fa, in cui dopo la restituzione appunto di disturbo borderline di personalità, questo
questa persona si mette a piangere, si commuove, mi dice che nessuno l'ha mai descritta come l'ho descritta io, come l'ho capita io, facendo la restituzione con la SCID sostanzialmente, non vi immaginate magie strane, che addirittura lei voleva prendersi tutta la sua famiglia in terapia, insomma, ero l'unica in grado di curare il mondo sostanzialmente. Dopodiché, appunto, si comincia il percorso terapeutico e poi lei chiede un aumento della frequenza delle sedute all'interno della settimana, che io per motivi con cui non vi sto a tediare non concedo, e nella seduta successiva lei si presenta, che è una iena sostanzialmente, e mi dice che io sono una scialtrona sostanzialmente, che in realtà lei ha capito che il suo problema è diverso, è un problema direi astrologico, nel senso che ha un problema con una delle case di Marte, credo sia così nel suo segno zodiacale, che ne ha parlato con una cara amica che si occupa molto approfonditamente di questi temi e che quindi insomma la psicoterapia è tutto sommato inutile, anzi in qualche modo non solo lei rifiuta la psicoterapia ma rifiuta addirittura il sistema diagnostico in quella seduta, cioè che le diagnosi non esistono, sono delle etichette diciamo portate avanti da un sistema inibente in qualche modo come quello che lei immaginava essere diciamo un sistema diagnostico psichiatrico e ci sta e lì ti rimbocchi le maniche e ti metti a cercare di capire che cosa sta succedendo e come ci si può entrare e come ci si può ragionare perché per questi pazienti è una grandissima sofferenza come vi dicevo prima è straziante passare dall'una all'altra. Va bene, credo che siamo stati a sufficienza sul criterio 2, per cui direi che ci possiamo avviare al 3. Criterio grosso, perché è un criterio che racconta di alterazioni dell'identità. Vi ho messo la definizione dell'identità, che è una concezione stabile di sé, che garantisce unità alla persona nel corso del tempo. Poi immaginatevi che cosa non deve essere di devastante non avere una concezione stabile di noi stessi che ci garantisca unità nel corso del tempo. Immaginatevi quanto può essere straniante, complesso vivere senza avere questo supporto identitario che ci trasporta nel tempo e nelle diverse dimensioni e nei diversi contesti. Che tipo di alterazioni dell'identità noi riscontriamo nel disturbo borderline? Io vi ho messo alcuni degli esempi che vi mette anche il DSM, cioè cambiamenti di lavoro, obiettivi di carriera, orientamento sessuale, valori personali, ma c'è anche una alterazione dell'identità sulla polarità visione di me positiva negativa. Quindi voi potete raccontare, potete, forse c'è, no? Ok, ci sono. Voi potete, vi potete confrontare con un paziente, scusate ho avuto un attimo di latenza, ma perché sì, si muovevano cose all'interno dello schermo. Quindi dicevo, voi potete fare assessment a una persona che magari vi racconta tanti cambiamenti di lavoro, tanti obiettivi di carriera saltati, che vi racconta proprio esperienze di vita molto molto diverse tra loro, che è diciamo il primo livello, quello più accessibile a voi, quello che è un pochino più diciamo suggerito anche dalla domanda del DSM. Però è anche, diciamo, cela un secondo livello che è quello dell'alterazione dell'identità nella concezione positiva o negativa del paziente di sé. Ora, è importante sapere che c'è da valutare anche questo pezzettino, perché non è così immediato per il paziente venire e dire «Ah, no, guarda, volevo dire che ho cambiato tante volte lavoro, ma che poi sostanzialmente io credo di avere anche una alterazione nell'ideazione positiva o negativa che ho di me». Ok?
perché ci vuole un livello di monitoraggio, di automonitoraggio, ci vuole un livello di comprensione del proprio funzionamento personale che non è magari proprio immediatissimo. Quindi ponetevi sempre il problema di in qualche modo splittare questa domanda in una parte più sulle cose pratiche e in una parte più sulla, sull'idea di sé. Direttamente, nel senso se ne emerge una, voi ascoltate e raccogliete quella e poi vi spostate sull'altra, se emergono tutte e due, bene così siete stati fortunati, se emerge l'altra, poi vi spostate anche su quella magari più pratica. Volevo però rendervi un pochino, non so come dire, un pochino vero, un pochino reale, un paziente che viene e ha il criterio alterazione dell'identità. Un paziente che arriva così o una paziente che arriva così è di solito qualcuno che ha fatto una vita che possono essere mille vite. Ok? Attingo sempre alla mia esperienza clinica. Ricordo questa paziente che quando è arrivata mi ha raccontato che aveva vissuto in tutti i continenti. Ed era molto giovane, quindi era già un'informazione abbastanza particolare e non ci aveva vissuto per motivi di famiglia, per motivi di lavoro, ma perché insomma lei esplorava volentieri in qualche modo. Andando avanti un po' con il racconto, con la narrazione, diceva che aveva vissuto in tutti i continenti, che aveva fatto tantissimi lavori, che aveva avuto tantissime relazioni, che aveva avuto tantissime relazioni con uomini e con donne, che dipendeva un po' dai periodi. Che dipendeva anche da chi incontrava. Mi aveva raccontato di essere scappata da un matrimonio praticamente all'altare, mi aveva raccontato di, scusate, di aver praticato molte religioni diverse e poi, un po' di tempo dopo, anche in realtà di essere sposata, però con un complicato rito di nicchia induista, per cui c'era tutta una serie di problemi poi nella gestione delle conseguenze di questo matrimonio, che non era proprio un vero matrimonio, ma lei per una parte della sua vita si era sentita legata a questa persona. E quindi tante informazioni che dette così potrebbero essere anche una bella biografia. Noi dobbiamo capire se tutti questi cambi hanno a che fare con un'alterazione dell'identità. Perché io potrei essere anche una persona molto eclettica e fa tante cose nella vita, ma non avere un'alterazione dell'identità. Okay? Quindi cercate di capire se questi cambi variano nel senso di chi la persona sente di essere. Questa brutta dicitura che usa il DSM, però è quella che vi deve rimanere in testa. Cioè, è proprio un cambio perché cambio io. E smetto di fare quella cosa perché sono di nuovo cambiata e ne devo fare un'altra. Questa persona di cui vi parlavo aveva anche poi ovviamente un'alterazione dell'identità personale, per cui in alcuni momenti si descriveva come creativa, strana, buona, libera, indipendente. E poi nei momenti in cui questa immagine di sé cambiava, c'erano le variazioni. Un po' come nell'iperidealizzazione e la svalutazione dell'altro, lei diventava un mostro, indegna, una che tutto sommato non era capace a far niente, che aveva avuto tanti uomini, quindi era anche una poco di buona e che tutta la libertà sessuale, della volta prima era completamente sparita e tutti i suoi risultati, quante lingue parlava, quanti posti aveva visto, erano diventati assolutamente irrilevanti, se non addirittura una sorta di cimitero di fallimenti che lei si portava dietro. Okay? Quindi è importante, spero di essermi spiegata, valutare sia appunto tutti questi cambi molto pratici, ma anche, se c'è sotto un'alterazione della propria identità. Occhio qui alle diagnosi differenziali, ok? Chiaramente non accendiamo questo criterio in risposta ai normali cambiamenti dell'età adolescenziale. Ora, la SCID 5PD non si fa in età adolescenziale, quindi è difficile poi alla fine
a livello proprio diagnostico strutturale è difficile, diciamo, attribuire all'adolescenza questa parte, però diciamo che siamo in una situazione dove non stiamo facendo un vero e proprio assessment, stiamo attenti perché magari qualcuno è ancora nella fase fisiologica del cambiamento adolescenziale e a quel punto non, occhio a appiccicargli anche solo un tratto di un disturbo complicato e grave, anche fa un po' paura come quello borderline. Come si diceva prima, anche qui c'è un'associazione da fare, un'attenzione da fare rispetto alla diagnosi differenziale col disturbo dipendente. Che cosa intendo? Intendo che anche nel disturbo dipendente si può assistere a tanti cambi della vita, non so, il paziente ti può raccontare che per un periodo ha giocato a bridge, poi per il periodo dopo invece no, ha giocato a tennis, poi ha fatto un corso di cucina. Ma lì, se voi andate a indagare un po' meglio, non c'è. Queste cose non vengono fatte in risposta a un'alterazione dell'identità, spesso vengono fatte in risposta al cambio del partner. Quindi, in qualche modo, diciamo, ho cambiato interessi perché la persona, a cui in questo momento, con cui in questo momento ho una relazione e a cui mi appoggio, fa quella roba lì. E il deficit nella capacità di scelta, il deficit nell'ascolto del proprio marcatore somatico, il deficit nella possibilità di esprimere disaccordo che sono propri del disturbo dipendente, in realtà poi fanno emergere magari una storia anche simile a quella che vi ho raccontato, che però non ha alla base questo discorso dell'alterazione dell'identità. Attenzione infine anche alla diagnosi differenziale col disturbo istrionico in un particolare tratto del disturbo istrionico che è diciamo, l'influenzabilità, la suggestionabilità. Appunto, nel disturbo istrionico, quello che succede è più che ci possa essere un cambiamento di idee, in risposta, spesso anche di opinioni, di idee, di giudizi su alcuni fatti, però che si muove molto in risposta alle persone con cui ho parlato. C'è una sorta di suggestionabilità di fondo, diciamo, su questi parametri. Non c'è un'alterazione dell'identità. Okay. Spero di essere stata più chiara. Il criterio 4. Il criterio 4 è un criterio che, diciamo, il criterio 4 e 5 sono i criteri che fanno un po' più paura. Okay. Sono quelli più facili da diagnosticare in qualche modo, però anche più difficili poi nella gestione. Allora, criterio 4 riguarda l'impulsività. Allora, per accendere questo criterio, anche qui dobbiamo tenere a mente dei fatti, dobbiamo tenere a mente delle variabili. Ci deve essere impulsività, ci deve essere in almeno due aree e queste aree devono essere potenzialmente dannose per il paziente, ok? Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io tutte le volte che decido di mettere in atto un gesto impulsivo, vado a casa e scrivo un romanzo giallo da premio Nobel o da premio Strega, non è considerabile come potenzialmente dannoso per il paziente, ok? Sembra una banalità, ma troppo spesso ci fermiamo a impulsività. No. Deve essere impulsivo in almeno due aree e devono essere potenzialmente dannose. L'impulsività è appunto l'incapacità della persona di esercitare un controllo sui propri impulsi, sostanzialmente lasciandosi andare a comportamenti che sono gratificanti nell'immediato ma distruttivi nel lungo periodo. Ora, la parentesi che voi trovate nella slide, cioè anche nel breve, è un'aggiunta mia, non. È un'aggiunta clinica, quindi non fa parte di una roba che c'è scritta sul DSM-5. Io dico anche nel breve perché in realtà, se voi vedete gli esempi, cioè spese sconsiderate, sessualità promiscua, abbuffate, guida spericolata, abuso di sostanze, cioè tutte queste aree
anche a breve termine possono essere molto dannose, perché basta un incontro promiscuo rispetto alla sessualità a pregiudicarci una vita in qualche modo, ok? Allora, fermi un attimo. Valentina Romeo mi scrive se posso spiegare meglio i criteri differenziali dipendenti e quello estroneo. Valentina, dispiaciutissima, però siamo in una situazione in cui non posso rimettermi a spiegare una slide precedente, però se ci avanza un pochino di tempo alla fine, cerco assolutamente di rifare una piccola chiusura per raccontartelo. Ok? Grazie. Quindi dicevo, i comportamenti sono gratificanti nell'immediato, distruttivi a lungo periodo, ma spesso anche nel breve periodo. Okay? Per accendere questo criterio non possiamo includere, come nel primo criterio che abbiamo visto, cioè quello sugli sforzi rispetto al reale abbandono, non possiamo includere comportamenti suicidari o automutilanti, cioè se il gesto impulsivo che viene fatto è un comportamento automutilante, autolesivo, suicidario, non possiamo metterlo qui. Ma non perché non possiamo metterlo o non vale, semplicemente perché, come vi dicevo prima, va messo nel criterio 5. Ok? Com'è? Che cosa vi può raccontare? Quale può essere la narrazione di un paziente che arriva e voi avete il compito di capire se questo paziente è impulsivo in queste due aree. Okay? Di solito quello che vi può capitare è una narrazione un po' più lunga, è come se vi raccontassero un episodio un po' più lungo. Di solito questo episodio ve lo raccontano per raccontarvi magari una condotta impulsiva che hanno fatto, ad esempio, ne so, la buffata. Immaginatevi una paziente, voi gli dite: ma lei sente di essere impulsiva? Sì, io impulsivamente spesso faccio le abbuffate. Ok, ci interessa sapere se prima di quella abbuffata ci sono altre condotte impulsive. Quindi noi possiamo andare a cercare nella vita del paziente, ed è correttissimo, quindi posso a volte fare spese sconsiderate, a volte fare sessualità promiscua. Ma di solito capita che quando c'è un comportamento impulsivo, vicino, un po' come porcini, ce n'è altri, ok? Quindi andate anche un po' a fondo nella narrazione di quell'episodio, ok? Che ne so, magari la paziente vi racconta: oh no, era tutto bene, sono andata al compleanno di questa mia amica, siamo uscite, siamo andate a ballare, ho preso un drink, però poi è una bella serata, ne ho preso un altro, poi ne ho preso un altro, poi ne ho preso un altro, poi boh, cioè alla fine ho conosciuto un ragazzo che mi piace tantissimo, mi piaceva tantissimo, ma non l'ho detto alle mie amiche, anche perché non ci stavo più con la testa, e sono andata via con lui, mi ha detto che lui mi riportava a casa. Poi bah, per la strada ci siamo fermate, abbiamo amoreggiato un po', poi abbiamo avuto un rapporto in realtà, boh, cioè, mi sa nemmeno col preservativo. Niente, poi mi ha riaccompagnata a casa. Io sono arrivata a casa e avevo ancora un po' di postumi. Mi sono guardata allo specchio, mi sono fatta schifo, e a quel punto ho fatto una buffata. Ok? Poi, magari dopo questa buffata, mi sono addormentata. Ok? Allora, immaginatevi un racconto del genere. In un racconto del genere la paziente ha in mente che in modo impulsivo a un certo punto è passata, non sa bene come, da guardarsi e farsi schifo a svuotare la dispensa. Nei fatti, in tutto questo racconto ci sono molti comportamenti impulsivi. Intanto, come siamo passati dal primo al secondo, al terzo, al quarto drink? Potrebbe esserci tutte scelte impulsive. Questa incapacità, potreste rilevare una sorta di incapacità di smettere, okay? Di smettere sull'onda dell'emotività a continuare a prendere drink. È impulsivo andare via con una persona che non si conosce. È ovviamente impulsivo avere un rapporto non protetto con uno sconosciuto. Okay? Quindi in questo caso ci sono molti, molti livelli di impulsività. Okay?
Quindi occhio a questa faccenda dell'impulsività. Allora, mi state facendo sia Cinzia Biscarini che Elisa Albieri, mi state facendo delle domande rispetto alla diagnosi differenziale col disturbo bipolare. Allora, sì, poi ne parliamo approfonditamente. In particolare voi vi domandate qual è la differenza tra impulsività nel border e nel disturbo bipolare. Ora, io non dovrei rispondere alle domande, ma è più forte di me perché sono anche, tra l'altro, molto interessanti. Elisa dice che probabilmente bisogna guardare il resto del quadro sintomatologico. Sì, non solo, ci sono delle cose che proprio nella diagnosi di disturbi dell'umore ci possono aiutare. Se avete un pochino di pazienza, tra un paio di slide ragioniamo di disturbi dell'umore e disturbo borderline. Noi ne ragioneremo nell'area della reattività emotiva e dell'abilità affettiva, ma comunque gli indizi che servono lì poi ci servono anche in tutti gli altri criteri. Comunque, sostanzialmente l'impulsività del border non dipende da un episodio, una fluttuazione del tono dell'umore, dipende da un fatto, dipende da un evento ambientale. Okay? Rispetto all'impulsività, vi avrei potuto mettere una schermata infinita di diagnosi differenziali. Gli unici due su cui mi sono sentita di diciamo, apporre un pochino l'attenzione sono la diagnosi differenziale con i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e con l'uso di sostanze. Allora, disturbo della nutrizione e dell'alimentazione. Qui si parla di abbuffate, no? Quindi ragionevolmente a qualcuno potrebbe venire in mente che magari quello è un disturbo alimentare. Che cosa ci aiuta a discriminare? Che nel disturbo borderline l'impulsività può essere nell'area delle abbuffate, ma non necessariamente nell'area delle abbuffate, e non necessariamente sempre sulla abbuffata. Cioè io posso a volte fare la abbuffata, a volte no. Ma soprattutto quello che ci interessa è che il core clinico del disturbo della nutrizione e dell'alimentazione è proprio essere completamente concentrati e assorbiti da pensieri rispetto al peso, al corpo, alle forme corporee, alla paura di ingrassare. Quindi lì c'è il nucleo del disturbo, è proprio un rapporto complesso, complicato col proprio corpo e col proprio cibo. È chiaro che poi possono essere anche in comorbidità. Ok, però noi dobbiamo prima avere un'idea di come funziona l'uno, se è presente l'uno, come funziona l'altro, se è presente l'altro, poi a quel punto si può anche fare l'abbinamento, ok? Però cerchiamo di non diciamo, confondere una buffata fatta impulsivamente da una persona con un disturbo borderline a qualcuno che ha una storia clinica legata alle abbuffate, che ha un tema pervasivo sul corpo, sul peso, con tutto un rimuginio, con tutto un sistema cognitivo abbastanza diverso. Idem per l'uso di sostanze. La differenza grande è che l'uso di sostanze nel disturbo borderline, diciamo, è occasionale, ok? Quindi non dovreste, cioè, per farlo rientrare in questo criterio e non accendere anche la diagnosi da uso di sostanze, non dovreste rilevare i fenomeni della dipendenza, della tolleranza e dell'astinenza da sostanze. Ovviamente anche in questo caso è chiaro che possono coesistere, perché se io comincio a regolare la mia impulsività inizialmente andando forte in macchina e poi ogni tanto la regolo attraverso la cocaina e poi a un certo punto mi rendo conto che preferisco la cocaina andare forte in macchina e che il mio utilizzo è sempre meno sporadico, è sempre più intenzionale, è chiaro che poi lì si può strutturare anche una dipendenza e a quel punto è importante, è valido, è fondamentale fare anche chiaramente l'approfondimento diagnostico per uso di sostanze della nutrizione e alimentazione e qualunque altra cosa vi venga in mente, si potrebbe fare per il gioco d'azzardo patologico, cioè tutto quello che vi viene portato come impulsività, ma che vi fa venire il dubbio che possa essere anche che possa invece essere il disturbo primario, chiaramente mettetevi lì e valutate, anche perché comunque di solito associata alla SCID5-PD si può fare anche la SCID5-CV, per cui insomma poi spesso queste cose emergono anche via via. Comunque insomma
Queste ve le ho messe, ma queste non sono così facili da, diciamo, non è così facile incappare in questo errore. Andiamo al criterio 5, a questo criterio 5 che è quello in cui trovate i comportamenti, i gesti o le minacce suicidari o automutilanti. Allora, io ho fatto una piccola distinzione tra cosa sono i comportamenti automutilanti o autolesivi, DSM li chiamo automutilanti, però va bene anche autolesivi e forse, non lo so, per certe cose automutilanti secondo me dà una connotazione un pochino diversa. Comunque, DSM va benissimo, non è che non ho nessuna pretesa di correggerlo. Come si fa intanto a distinguere un comportamento automutilante da un comportamento suicidario? Forse sarà banale, ma su questo argomento preferisco essere ridondante. Un comportamento autolesivo deve essere privo di intenzione suicidaria e questa cosa deve essere chiara, cioè il paziente, quando glielo chiedete, ce l'ha molto bene in testa quale comportamento era legato all'intenzione suicidaria e quale comportamento non lo era. Ok? Sono disgraziatamente molto comuni in questa diagnosi. La ricerca che vi ho portato dice tra il 60 e il 70% dei casi ed è abbastanza attendibile, direi poi anche in quello che si riscontra nella pratica clinica. Io vi ho messo degli esempi, alcuni assolutamente facili, in senso prevedibili, graffi, tagli e bruciature. Poi vi ho messo picchiarsi, colpire il muro con la testa, con i pugni. Poi vi ho messo frustarsi o fratture ossee. Non mettete limiti alla possibilità di fare un'indagine sul comportamento autolesivo, perché potreste vedere e riscontrare che in realtà alcune persone hanno una grande fantasia nell'autolesionismo, oppure che considerano autolesive delle cose che magari per voi non lo sono. Quindi io direi che è una buona prassi non suggerirli, quindi state serenamente a sentire e registrate quello che vi dice. Quello che vi dicono, pardon, spesso sono in risposta a minacce, percezioni immaginarie o reali di separazione o rifiuto, oppure questa parte in concomitanza di cambiamenti che implicano l'aumento di responsabilità in alcune fasi della loro vita, non è una cosa che c'è scritta nel DSM, è una cosa però nella pratica clinica si vede molto. A che cosa fa riferimento? Fa riferimento al fatto che a volte il trigger per un impulso autolesivo non è sempre relazionale, abbandonico. A volte è l'ansia, un'ansia fortissima che il paziente borderline prova perché deve fare qualcosa di importante, ne so, deve discutere la tesi di laurea piuttosto che gli viene proposta una promozione. Allora, a ridosso di quegli eventi che effettivamente sono eventi che non hanno niente in comune con l'abbandono, però è possibile che salga un'ansia fortissima e che la gestione di questa ansia sia gestita attraverso comportamenti autolesivi. Può succedere anche per la rabbia, ma per l'ansia succede molto molto spesso, quindi è un pezzettino che mi piaceva condividere con voi. Possono presentarsi durante le esperienze dissociative e sulla parte esperienze dissociative ne parleremo nel nono criterio del disturbo borderline, che è proprio quello legato alle esperienze dissociative. Spesso comportano sollievo. Questa è una cosa che qualunque paziente incontrerete che fa autolesionismo vi confermerà. Ribadisco, non so effettivamente qual è il vostro livello, quante ne vedete, però ecco, io ci tengo a dire anche le cose molto semplici. Probabilmente qualcuno di voi troverà la trattazione molto banale, però alla fine si fa per fare, diciamo, un primo discorso, un discorso non è una lezione, quindi un discorso non così approfondito sulla faccenda. Sì, provocano molto, molto sollievo. Lì per lì, diciamo che lì per lì interrompono il rimuginio, interrompono le emozioni. Interrompono le emozioni dolorose, le emozioni intense, le emozioni forti.
A volte le persone che non si occupano di psicologia mi fanno una domanda che chi fa psicologia non si aspetta che gli venga fatta, però che mi ha fatto pensare nel tempo. A volte qualcuno ingenuamente mi ha domandato, ma scusa, quindi i pazienti borderline se girando una pagina si tagliano un foglio, tagliando il pane si tagliano un dito, provano sollievo, non sentono dolore? Ok, ovviamente no, cioè, nel senso, so che probabilmente a voi dico una banalità, ovviamente provano dolore. La faccenda è quando il sollievo si prova, quando è in corso un'emozione devastante o la sensazione di non riuscire più a sentire niente o, come vi dicevo, il bisogno di espiare un senso di indegnità. Allora, in quel momento, quindi come diciamo sedativo di un'emozione, di un pensiero intollerabile, si prova un senso di sollievo, di per sé ovviamente no. Primo e l'ultimo devono essere privi di intenzione suicidaria e comunque possono presentarsi in fase di assessment anche disgiunti dall'ideazione suicidaria o dai tentativi di suicidio. Quindi non è che per accendere questo criterio ci devono essere ricorrenti comportamenti, gesti o minacce o senso, va bene anche gesti suicidari, minacce suicidarie più comportamenti autolesivi, ok? Non importa che ci siano tutti. Anche qui dico una cosa banale, però è importante dirla. Durante la valutazione non chiedete mai di mostrarveli. Allora, in realtà spesso vi troverete nella condizione di vederli, cioè a volte sono in mostra più o meno intenzionalmente, sono già in mostra, quindi in quel caso ovviamente non si commentano. Nel caso in cui invece siano raccontati, non chiedete di mostrarli. Ora, immagino che qualcuno starà saltando sulla sedia e dirà: ma la Franci è matta, perché dovrei chiedere a un paziente di mostrare i comportamenti target? Ecco, in realtà invece a volte questa pratica viene fatta e io la sconsiglio apertamente per due motivi. Uno che riguarda la teoria comportamentista dei rinforzi, cioè ha senso prestare attenzione a un comportamento, o meglio, prestare attenzione a un comportamento aumenta la frequenza che quel comportamento venga messo in atto, quindi anche no, e anche perché non siamo noi a dover decidere se quel comportamento, gesto autolesivo sia stato grave, non grave, importante, lo metto. A volte ho sentito dire: beh, ma non c'ha punti di sutura, per cui boh, vabbè, mi sembra un po' così, è un graffio. No, su questo il DSM è molto chiaro e io sono molto d'accordo. Non c'è scritto gravi comportamenti, c'è scritto ricorrenti, ok? È l'intenzione quella che fa la differenza. Ok, non è quanto è grave, insomma, o quanto è compromessa la vita del paziente su quello. Tentativi di suicidio, insomma, non vi spiego il significato di questa frase, vi dico che però il suicidio completo si verifica in una percentuale che va dall'8 al 10% degli individui. Spesso arrivano all'attenzione clinica o perché hanno fatto un tentativo di suicidio o perché l'ideazione suicidaria sta diventando un pochino esasperante. Durante l'assessment si chiedono apertamente gli episodi suicidari pregressi e recenti e si indaga apertamente l'ideazione suicidaria pregressa e attuale. Ora, forse qualcuno di voi mi dirà: dottoressa, però la slide prima ci ha detto non ci prestiamo attenzione, nella slide dopo ci dice chiediamo apertamente. Sì, si chiede apertamente, ok? Si chiede apertamente perché noi abbiamo bisogno esattamente di sapere quando sono successi, quali sono stati i trigger che li hanno attivati, quali sono stati i trattamenti che sono stati messi in atto e soprattutto ci interessa di sapere se in quel momento l'ideazione suicidaria c'è, persiste, quanto è il rischio clinico, quanto è durata quella pregressa, insomma. Un'anamnesi prossima e remota su questa cosa va fatta molto bene. Qui, come nel caso precedente, insomma, ho messo diciamo, un punto di attenzione, cioè evitiamo di giudicare i tentativi di suicidio o i gesti autolesivi come richieste di attenzione o tentativi di manipolazione.
Lo so, viene spontaneo farlo, cioè ci sono delle volte che alcuni pazienti possono sembrare anche molto esasperanti e in qualche modo ci inducono a pensare, ci inducono a diventare un pochino giudicanti. La verità è che se noi li vogliamo come richieste d'attenzione o tentativi di manipolazione in modo giudicante, il giudizio non ci dà nessuna informazione per sapere come andare avanti, ok? Quindi rimane una roba appiccicata lì che ci avvelena un pochino nella relazione col paziente e non ci porta da molte parti, ok? Piuttosto chiedete aiuto se sentite che cominciate a diventare un po' troppo legittimamente appesantiti o giudicanti rispetto a questi pazienti. In questo caso la diagnosi differenziale va fatta chiaramente rispetto ai disturbi dell'umore e rispetto ai disturbi psicotici, perché ovviamente anche in corso di episodio psicotico le persone potrebbero tentare il suicidio, però nel disturbo borderline non ci troviamo in presenza di contenuti francamente allucinatori o deliranti, no? Ok. Rispetto al disturbo dell'umore invece si comincia a delineare quel discorso che vi facevo prima, cioè che mi chiedevate anche prima. Nel disturbo dell'umore, il disturbo dell'umore ha una durata, una serie di caratteristiche cliniche, molto diverse da un disturbo di personalità e molto diversa dal disturbo di personalità borderline. Cioè un episodio depressivo in corso di un episodio. Un episodio suicidario nel corso di un episodio depressivo maggiore. È una roba che va valutata all'interno dell'episodio del disturbo dell'umore, quindi le fluttuazioni emotive saranno meno in risposta a stimoli e a stressor ambientali, ci sarà una familiarità da approfondire se c'è o non c'è psichiatria per il disturbo dell'umore, i tempi in cui la deflessione dell'umore piuttosto che la disforia durano sono molto diversi e molto più estesi rispetto alla reattività del disturbo borderline. Okay? Vi dicevo che appunto l'ideazione suicidaria, che cosa vi aiuta a fare la diagnosi? A parte che davvero basta parlarci a volte, il paziente borderline che ha fatto un tentativo di suicidio non necessariamente era in corso di un episodio dell'umore e quindi magari ti dice no, in realtà stavo bene, facevo le mie cose, poi però mi sono accorto che il mio fidanzato non voleva andare in vacanza, non voleva andare in vacanza con me, questa cosa diventa intollerabile, io ho cominciato a chiedergli, lui mi ha detto hai rotto, sempre le solite scene, così non ce l'ho fatta più e sono andata a buttarmi alla finestra, ok? Non c'era una depressione, ok? Credo che questo lo renda abbastanza chiaro. L'ideazione suicidaria, ITS, cioè i tentativi di suicidio, ma anche i gesti autolesivi, per semplificare al massimo, ribadisco, prendete tutto con le pinze di una grande semplificazione per un webinar introduttivo, un webinar descrittivo su una diagnosi, sono fatti a scopo di regolazione emotiva. Ok? Va bene, allora, io vedo che nel frattempo voi mi state facendo un sacco di domande bellissime, interessantissime, mi mangio le mani, le vorrei leggere e rispondere a tutti, però appunto, come vi dicevo, in questo format siamo molto molto incasinati a rispondere alle domande, quindi io intanto cerco di andare in fondo alla trattazione e poi si vede se ci rimane un po' di tempo. Però ci mancano ancora 3 criteri e sono già le 7:15. Allora, andiamo all'instabilità affettiva. Tra l'altro, perfettamente in linea con il discorso che facevamo sulle diagnosi differenziali con i disturbi dell'umore. Il DSM dice che in questo disturbo è presente un'instabilità affettiva che è dovuta a una reattività dell'umore. Vuol dire che l'umore, essendo molto molto reattivo a tutto quello che succede fuori, poi impatta sull'affettività delle persone, che necessariamente non è più stabile, ovviamente. Vi dicevo, la reattività avviene in modo improvviso, in risposta a stressor ambientali, non c'è solo l'umore alto o l'umore basso, c'è anche l'ansia, c'è anche il benessere, c'è anche la soddisfazione. E per aiutarci a capire
questa reattività dell'umore, dobbiamo valutare sempre la frequenza e la portata degli stati d'animo, che sono brevi questi stati d'animo, non sono una roba che dura 5 giorni. Anche se volessimo, ci prendesse il dubbio di un micro episodio euforico o disforico all'interno del disturbo bipolare, non hanno le stesse caratteristiche. Cioè, qui siamo in risposta a uno stressore ambientale. Qui succede qualcosa per cui il mio umore cambia e cambia molto velocemente e ricambia anche molto velocemente, ok? In questo senso vi dico, occhio, bisogna discriminare correttamente tutti i disturbi dell'umore, in particolare il disturbo depressivo maggiore, disturbo bipolare 1, 2, la ciclotimia e il temperamento ipertimico. Allora, chiaramente io non ho il tempo in questo momento di raccontarvi tutte queste diagnosi, però in generale i criteri che vi ho detto in queste slide, intanto prendete in considerazione il punto 3, cioè per ragionare su una prima spartizione tra disturbi dell'umore e disturbi di personalità, intanto prendete in considerazione la familiarità psichiatrica, prendete in considerazione gli eventi attivanti, gli episodi di stabilità affettiva, quanto durano e che caratteristiche hanno gli episodi stessi. Okay? Quindi nel disturbo borderline di solito c'è un evento. Io sto anche bene. C'è un evento che mi rende l'umore molto reattivo, quell'evento è molto rapido, fa esplodere la mia reattività velocemente, dura il tempo del trigger, cioè se io mi sono sentita abbandonata e ho una reattività sulla disperazione o sulla rabbia, nel momento in cui non mi sento più abbandonata, io quella reattività dell'umore non ce l'ho più. Non funziona così per i disturbi dell'umore, non è che scomparso lo stressor scompare il disturbo, ok? Cioè c'è una fissità del tono dell'umore nei disturbi dell'umore che chiaramente non è riscontrabile, anzi è esattamente l'opposto di quello che succede nel disturbo borderline. Ok, in tutto questo però ovviamente anche qui la comorbidità tra i disturbi dell'umore e il disturbo borderline di personalità è molto alta, quindi io vi invito sempre a fare anche il pezzo di indagine sui disturbi dell'umore, anzi, se avete tempo, io farei tutte e due le indagini, insomma, quello che era il vecchio asse 1 e quello che era il vecchio asse 2. In generale, però, sulla parte dell'umore bisogna stare molto, molto attenti. Ci sono delle ricerche che stimano che addirittura ci sia una comorbidità tra il disturbo dell'umore depressivo e il disturbo bipolare anche del 70%, quindi, insomma, occhio, forse. Po' tanto, il 70%, però diciamo che secondo me la incidenza, lifespan, del disturbo, ad esempio il disturbo depressivo e il disturbo borderline è molto alta, quindi anche il momento in cui voi incontrate il paziente fa parecchia differenza. Ok, altra cosa che può interessare per fare questa distinzione, spesso nei disturbi dell'umore, anche qui molto molto per semplificare, tanto appunto avete capito qual è il tono, non è di certo una lezione di scuola di specializzazione, però nei disturbi dell'umore, diciamo per semplificare molto, spesso la fluttuazione è up-down con il pezzo di disforia, passando per l'eutimia quando va bene. O partendo all'eutimia quando va bene. Nel disturbo borderline la reattività dell'umore va su tutto, il disturbo può, la persona può essere eutimica, puoi provare rabbia, puoi provare ansia, puoi provare felicità, puoi provare disperazione, quindi non è solo sopra sotto, c'è molta parte dello spettro di tutte le emozioni. Il vuoto. Il criterio 7 è un criterio particolarissimo perché è uno dei criteri del DSM in cui ci sono meno descrizioni. Io tra l'altro vi ho riportato nella prima riga fedelmente quella che è la descrizione dal DSM, cioè vengono riportati sentimenti di noia, inutilità, solitudine, assenza di identità definita. Mentre è un criterio che i pazienti hanno molto molto chiaro, molto più dei terapeuti che non hanno mai provato il vuoto. Perché se voi somministrate la SCID, se un paziente il vuoto l'ha provato, mette direttamente sì senza problemi. Se invece quel criterio non ce l'ha, di solito
quando vi riportano il questionario, vi dicono: ma io questa domanda non l'ho tanto nella vita, ma che vuol dire vuoto? Ok? Ora, chiaro, non vi dico per fare diagnosi, fidatevi della percezione di facilità alla risposta a questa domanda dei pazienti, però intanto è un punto, no? Vuol dire che è una cosa molto difficile da descrivere, ma che se vissuta, insomma, lascia dei segnali molto chiari nella mente dell'altro. In generale, io vi direi che il senso di vuoto capita quando un po' tutti gli scopi per il paziente sono disattivati, quindi non c'è un'attivazione su nulla. È importante il vuoto perché non solo è uno stato orribile da trascorrere, direi, cioè viene riportato come effettivamente molto molto complicato, molto fastidioso, ma poi perché spesso è un trigger per comportamenti impulsivi automutilanti. Indagatelo, quindi, a volte magari dei clinici alla prima esperienza pensano: vabbè, boh, ha detto che questa cosa l'ha fatta per noia, ma ci sarà un altro motivo. No, a volte i comportamenti trigger sono veramente fatti per noia, per senso di inutilità. Quindi teniamolo molto ben presente, cerchiamo di farci spiegare per quel paziente che cosa significa, che cosa succede, quanto tempo ci passa in quello stato, come fa a uscirne, se ce la fa a uscirne, insomma, una radiografia un pochino più rifinita, diciamo, del semplicemente prova sentimenti cronici di vuoto. Okay? Questo nell'ultimo pezzo vi dico che è qualcosa molto difficile da diagnosticare in presenza di episodi depressivi, perché a volte il senso di inutilità fa parte della triade depressiva e quindi potrebbero essere sovrapposti. Ma ribadisco, occhio, sicuramente poniamoci attenzione, però il vuoto è uno stato transitorio, uno stato determinato, uno stato che comincia e finisce nel disturbo borderline. Il senso di inutilità di un disturbo depressivo è qualcosa che si mantiene nel tempo. Okay? Su questo, come si può presentare un paziente che in qualche modo vi racconta qualcosa, un episodio legato al vuoto? Ne so, vi potrebbe raccontare che si annoiava, che era rimasto fermo per ore, era rimasto magari per un paio d'ore inchiodato sul divano a non fare niente, non riuscendo nemmeno a fare zapping sulla TV, quindi che piano piano si comincia a sentire scivolare in una sorta di pantano dove non sente niente, dove non percepisce niente, dove comincia a non sapere nemmeno di che cosa ha bisogno, no? Questa che intendo quando si ragiona di disattivazione degli scopi. Cioè, non so neanche cosa mi va, di che cosa avrei bisogno, cosa mi farebbe bene. Una mia paziente lo definiva un buco pieno di niente. Ok? Di solito un paziente potrebbe dire: ecco, a quel punto, dopo un'oretta e mezzo di divano, dopo che non sentivo niente, dopo che non mandava più niente, mi sono alzato e ho cominciato a mangiare. Non lo so nemmeno io come è andata, però ho svuotato la dispensa. Ok? So se ce l'avete chiaro, un po' più chiaro come trigger di comportamenti impulsivi. Ok? Criterio 8, rabbia. Beh, allora non c'è molto da spiegare in questo criterio, sinceramente, insomma, non voglio nemmeno essere offensiva, va bene essere didascalici, però insomma l'importante, quello che dovete sapere rispetto a questo criterio, è che vale sia se la rabbia c'è e comunque deve essere intensa o inappropriata, ma vale anche se c'è una difficoltà a controllare la rabbia, cioè anche se il paziente non vi riporta milioni di situazioni, però dice: io ci devo fare molta attenzione perché l'impulso a disregolarmi sul piano della rabbia lo sento moltissimo. Infatti il DSM dice: ci deve essere rabbia inappropriata, intensa o difficoltà a controllare la rabbia. Ovviamente l'intensità deve essere sproporzionata alla causa. Potete trovare e aggressività fisica e aggressività verbale, oppure tutte e due. Vi ho messo degli esempi: colpire le persone, litigare, lanciare cellulari, gridare, quindi tutto questo è sicuramente un esempio,
più che accettabile, davvero non bisogna essere proprio un fine diagnosta per trovare degli esempi di rabbia inappropriata. Anche questi, anche la rabbia si determina, come abbiamo detto finora, in risposta alla percezione del soggetto di essere trascurato, abbandonato, ma anche di aver subito un'ingiustizia, ad esempio. E spesso chi si becca, diciamo, l'esito di questa arrabbiatura sono i partner o i genitori o i caregiver, che magari, secondo il paziente borderline, si stanno manifestando come disattenti o abbandonanti o rifiutanti o come, insomma, un pochino distanzianti, ok? Di solito la corsa emotiva della rabbia finisce esitando in emozioni di colpa e di vergogna, che tra l'altro poi mantengono sempre quella credenza di essere rotti, sporchi, cattivi, matti, che i pazienti poi portano, perché lì per lì ho un deficit completo per cui mi sembra di essere nel giusto, anzi che dovrei fare ancora di più e che forse dovrei spaccare anche il tuo di cellulare. Poi una volta che questa prima onda di rabbia passa, rimane di solito una grande stanchezza, una disperazione e poi una serie di rimugini su come sono io che mi comporto così, una serie di pensieri secondari sul fatto che le persone normali non si comportano così, questi sono i pensieri che vi sentite dire, no? Le persone normali non si comportano così, solo io ho questi versi, e quindi appunto poi spesso diventano addirittura un'attivazione per un nuovo comportamento impulsivo. Quindi la sequenza rabbia perché il partner mi sembra distanziante, spacco qualcosa, urlo, gli attacco il telefono in faccia, poi mi sento in colpa, mi vergogno, vado in bagno e mi taglio, è abbastanza tipica, e se non è mi taglio perché magari non è un comportamento autolesivo, ma magari è mangio, magari è bevo, o magari è abuso di farmaci. Okay? Quindi la rabbia di per sé è facile, facile da diagnosticare, occhio, perché ci dobbiamo interessare anche di tutto quello che ci gravita intorno. Ovviamente non solo i pazienti borderline si arrabbiano, quindi qui diciamo la maggiore difficoltà, la maggiore discriminazione la dobbiamo fare con il disturbo narcisistico di personalità e il disturbo paranoide, e ovviamente con la disforia e la rabbia dei disturbi dell'umore. Allora, il disturbo narcisistico di personalità e il disturbo paranoide hanno chiaramente una rabbia molto diversa. Probabilmente vi dico una banalità, nel senso che è una rabbia, spesso quella del narcisista, ad esempio, è la frustrazione di una pretesa, quello del paranoide è una rabbia da ingiustizia subita, però è una rabbia che, cioè in questi due disturbi rimane una visione stabile del sé, cose che non succede nel disturbo borderline. Questa rabbia è meno autodistruttiva che nel quadro del disturbo borderline di personalità, non necessariamente, a volte affatto, esita in comportamenti impulsivi, quindi può rimanere anche una rabbia molto fredda, e non è attivata da stimoli abbandonici. Ok, qui il problema appunto è il trigger abbandonico. Allora, abbiamo pochissimi minuti per arrivare in fondo alla trattazione. Ultimo criterio, il criterio 9, criterio un pochino più oscuro, perché è quello che parla di ideazione paranoidea transitoria e di sintomi dissociativi. Allora, intanto splittiamolo. Questo criterio si accende sia se c'è un'ideazione paranoidea transitoria, sia se ci sono gravi sintomi dissociativi. Immagino che tutti voi sappiate cos'è l'ideazione paranoidea transitoria, ma in generale vi dico che è una forma di sospettosità che aumenta durante i periodi di stress, che è così transitoria, cioè arriva, sta un po' e va via, che non giustifica la presenza di un'ulteriore diagnosi di un disturbo psicotico breve, è portata anche questo da uno stimolo relazionale. Ok? Quindi comincio a essere sospettosa quando sono tanto, tanto, tanto sovraccarica, tanto, tanto stressata, e minaccio e ho la sensazione che ci sia
ad esempio una minaccia di abbandono da parte del partner, ok? La cosa importante da sottolineare è che non ha niente a che fare con appunto la paranoia o disturbo psicotico breve, perché nel momento in cui la percezione reale o immaginaria di abbandono o la percezione di essere nuovamente amato è considerato, si riaffaccia alla consapevolezza del paziente, scompare del tutto, ok? Siamo a remissione completa dei sintomi. Quindi, se questo è il funzionamento, bene, è un'ideazione paranoidea transitoria. Se non è questo il funzionamento e non scompare, ci dobbiamo attrezzare per fare una diagnosi diversa che abbia a cuore l'analisi dei contenuti del pensiero, cioè di capire se c'è un disturbo del pensiero. Però non è facile sbagliarsi, diciamo, ok? Come vi dicevo, occhio a discriminare con il disturbo paranoide di personalità, dove l'ideazione è persistente, è strutturata, non è reattiva rispetto allo stress, qui invece è transitoria e reattiva. Attenzione perché, come l'idealizzazione e la svalutazione, può ricadere anche sul terapeuta. E attenzione a quando fate la restituzione di questa parte al paziente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che trovate un modo per raccontarla che attinga dagli esempi che vi ha fatto il paziente, perché altrimenti se voi fate restituzione sottolineando i criteri che si sono accesi, fa un po' paura per i pazienti sentirsi dire ideazione paranoidea transitoria, cioè va un po' spiegata, okay? Si può buttare là, anche perché qualche paziente capendo che gli state dando del paranoico, a volte si irrita o insomma, ha anche magari una reazione un pochino rabbiosa nei vostri confronti. Ok, scusate, sono andata troppo avanti. Sintomi dissociativi. Allora, i sintomi dissociativi tipici del disturbo borderline sono questi tre, cioè l'amnesia dissociativa, la depersonalizzazione e la derealizzazione. Anche qui, la cosa importante per diagnosticarlo è che sono dei sintomi che durano minuti, al massimo ore, non si va oltre questo, ok? Quindi su questo abbiamo bisogno di fare attenzione e fare una distinzione con i sintomi dissociativi propri dell'attacco di panico, che sono quelli, diciamo, più veloci, più mutevoli, quindi che hanno un po' la stessa caratteristica perché sono molto più veloci, molto più reattivi rispetto a qualcosa, però di solito l'attacco di panico con sintomi dissociativi non solo non è così frequente, ma poi è chiarissimo, viene raccontato, viene portato proprio come un attacco di panico. Occhio alla diagnosi differenziale col disturbo post-traumatico da stress. Perché? Perché chiaramente i sintomi dissociativi accompagnano la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress. E ovviamente, come probabilmente molti di voi sapranno, è altissima la percentuale di pazienti borderline che hanno anche avuto una traumatizzazione. Quindi questi due, occhio a discriminarli, ma ci potrebbero essere entrambi. Quindi io potrei avere dei sintomi dissociativi associati allo stress che mi durano poco e poi potrei avere anche un disturbo post-traumatico da stress. Quello che io mi sento di dirvi rispetto a provare a fare un pochino la distinzione tra queste due cose, il disturbo post-traumatico, nel disturbo post-traumatico da stress, spesso i sintomi dissociativi avvengono in concomitanza con la riedizione nella memoria del trauma, ok? E di sicuro non si interrompono dopo pochi minuti se il paziente sta rievocando il trauma o se il paziente ha incrociato un trigger che ha riproposto il trauma, ok? Però è molto chiaro nella narrazione e nel racconto del paziente. Ultimo pezzettino, attenzione alla diagnosi differenziale col disturbo dissociativo dell'identità, che obiettivamente non è un disturbo proprio che troviamo continuamente nella pratica clinica, però è molto facile, al di là del nome che può sembrare simile con il discorso dei sintomi dissociativi, è molto facile identificarlo perché nel disturbo borderline di personalità, al contrario di quello che succede nel disturbo dissociativo, non ci sono delle personalità che si aggregano specificatamente con nomi, età, ricordi, preferenze, ok? Sono
nel suo borderline è una cosa che passa, non è che quella persona ha tre personalità diverse che si chiamano in un modo e che hanno quell'età e che hanno quell'hobby o fanno quella cosa e che non mantengono tra l'altro memoria l'una dell'altra. Ok. Allora, sforando di 5 minuti, allora io provo a uscire e va, spero che mi vediate. Qualcuno mi dà un feedback se mi state vedendo? Perfetto, grazie mille. Grazie Anna, Simona, Noemi, Chiara, Alessandra e chiunque altro mi stia aiutando. Allora, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Il discorso delle slide non lo so, sinceramente, poi insomma vedremo se posso darle, ve le do volentieri e ve lo faccio sapere, però appunto siccome c'erano molti molti iscritti è un po' difficile mandare materiale a tutto, quindi non lo so. Però come dice Alessandra, la puntata, il webinar è registrato, quindi potete andare a rivederlo e tanto lì io ve l'ho pubblicata apposta le slide, quindi magari ve le rivedete lì. Ho visto che qualcuno mi ha chiesto delle cose interessantissime, mi ha chiesto altre cose, mi ha chiesto in realtà domande a cui credo aver risposto sulla diagnosi differenziale. Allora, rispetto a chi mi fa una domanda sul trattamento, vi dico, dare cenni sul trattamento di sub borderline vuol dire non dire nulla, perché intanto i trattamenti ci sarebbe da ragionare e poi è veramente un argomento immenso e probabilmente non è neanche l'argomento giusto da trattare in questo contesto, è un contesto più informale dove impariamo a praticare la teoria, cioè a vedere un po' nella pratica cosa vuol dire la teoria, i costrutti teorici. Però insomma, vediamo riguardandovelo se alcune cose le trovate un pochino, le ritrovate, le riguardate, ok. Allora, vi volevo ringraziare perché siete tantissimi e perché siete stati attivi e siete stati qui con me fino adesso, nonostante insomma sia finita la fase 1 e che magari uno a quest'ora andava anche a correre. Quindi grazie mille, io vi ringrazio appunto di avermi seguito, vi faccio il mio in bocca al lupo per qualunque sia il lavoro che voi fate o deciderete di fare con questi pazienti e mi raccomando, formatevi tanto, ma soprattutto cercate di non rimanere soli. E di fare rete il più possibile con persone di cui vi fidate e che hanno una solida formazione, magari hanno una formazione maggiore della vostra. Per cui, che vi dico, buona serata a tutti, e niente, a presto se ci sarà un'altra occasione. Arrivederci.